Detto ciò, Stefano Zordan. Ottimo. No, anch'io sono particolarmente contento del fatto che in questo modo un po' organico ci siamo ritrovati in tanti amici che, insomma, non solo condividiamo via Gervis a Ivrea, ma condividiamo anche questa passione olivettiana che ci spinge a fare quello che facciamo, che insomma, non è sempre semplice, diciamo così, perché ci sono comunque tanti ostacoli nel portare avanti certi tipi di valori e un certo tipo di lavoro, insomma. Ma non mi dilungo, io vorrei cominciare con un video, anch'io, in cui Beniamino De Liguori, segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti, ci racconta, e questo è un video che è stato mandato da Beniamino per l'inaugurazione del nostro istituto, ci racconta, ecco, perché lui vede in continuità valoriale e il nostro progetto con la missione della Fondazione Adriano Olivetti e con lo spirito di Adriano, chiaramente. Quindi provo a condividere questo video. Se ci riesco, ecco qui. Vedete qualcosa? Bene. Sì. Vai a prendere, cerca una comuna, clicca. La nascita dell'Adriano Olivetti Leadership Institute mi pare sia un evento molto, molto significativo, sia dal punto di vista delle attività che l'istituto svolgerà, ma anche per il ruolo che l'istituto intende avere all'interno della riformulazione in forma contemporanea, in questo caso direi davvero adattiva dell'eredità olivettiana. È in questa convinzione che si trova anche la ragione per la quale la Fondazione Adriano Olivetti ha deciso di sostenere l'idea dell'istituto e per la quale riprenderà parte nelle forme che si sono stabilite. Oltre che per la tutela e la rappresentazione dell'eredità di Adriano Olivetti, la nostra fondazione si è da sempre impegnata affinché nascessero iniziative formative ambiziose e soprattutto in sintonia con i tempi e dallo sguardo lungo, iniziative che potessero, diciamo così, reinterpretare il segno di Olivetti e l'attenzione di Olivetti per la sperimentazione e la decodificazione, anzitutto, di quei fattori che in campo manageriale, culturale, formativo più in generale possono rappresentare un'idea, una strada per l'innovazione. Fra tutti questi mi viene da pensare, anche se ormai sono passati molti anni alla nascita dell'Istituto Adriano Olivetti STAO di Ancona. E di fianco alle attività che la Fondazione svolge tradizionalmente per la tutela, l'approfondimento e la divulgazione dell'esperienza olivettiana, talvolta da sola, talvolta in collaborazione con altri enti che negli anni ci hanno affiancato il nostro lavoro, per tutti ovviamente l'Associazione Archivio Storico Olivetti. E dicevo, di fianco a queste attività tradizionali che servono, banalizzando, diremmo così, per proiettare Olivetti nel tempo che viviamo, attività per le quali c'è ancora molto molto da fare, mi sento di dire, e dopo il lavoro per il riconoscimento di Ivrea città industriale del XX secolo, mi sembra che la nascita dell'Adriano Olivetti Leadership Institute sia e debba essere un motivo di soddisfazione istituzionale e simbolica anche per la nostra fondazione, anche se i meriti non sono nostri, soprattutto un motivo di speranza, perché credo, insieme con altre iniziative degli ultimi mesi sul territorio, si stia andando nella direzione che abbiamo, che anche personalmente ho auspicato il giorno della proclamazione del sito, il giorno della proclamazione di Ivrea città industriale del XX secolo, ovvero che qualunque azione, qualunque nuova impresa nasca a partire dal riconoscimento, grazie al riconoscimento dell'UNESCO, sia un'iniziativa che abbia anzitutto la forza di saper coordinare creatività, competenza e condivisione come fattori autenticamente identitari e che soprattutto abbia il coraggio e l'ambizione di porsi degli obiettivi di lungo periodo anziché accontentarsi di una piccola restituzione rapida e immediata, ma che non lascia poi forse grandi segni nel tempo. Mi pare che queste condizioni auspicate quel giorno si possano
ritrovare in questo progetto, e questo perlomeno mi pare lo spirito con cui a questo progetto si è lavorato. Per questo la fondazione c'è, per questo ci siamo, e per questo, oltre che un grande in bocca al lupo di nuovo a questa iniziativa, mi sento di fare i nuovi complimenti a chi, ringraziare chi ha ideato e lavorato al progetto e alla nascita dell'Agriano Olivetti Leadership Institute. Eccoci. Allora, vediamo se riesco a stop share. Benissimo. Allora, adesso andiamo con il PowerPoint. Eccoci qua. Vedete? Mi sentite? Matteo? Sì, tutto a posto. Ok, ottimo. Allora, benissimo. Quindi, questo è l'edificio di cui vi ho già accennato, che ci ospita. È per noi un grande onore. Ci riteniamo molto fortunati ad essere qui, in questo luogo, che ispira un lavoro alto e importante, no? È un edificio, lo vedete qua con i dettagli, un edificio bellissimo, nonostante ancora necessiti di un po' di restyling, diciamo così. È un edificio dove la natura, ecco qua, Boeri è stato anticipato di parecchio, gli alberi, la natura e questi pini marittimi, e questo è veramente incredibile, entrano letteralmente dentro l'edificio, no? Insieme ai raggi del sole, quindi è veramente un luogo dove non pesa lavorare e starci, anche passarci lunghe giornate. E per noi questo edificio, come ho detto, è una parte fondamentale di quello che facciamo, no? Potevamo decidere di mettere questo istituto ovunque, al centro di Milano, al centro di Roma, in luoghi magari anche più semplici da raggiungere, ma ci siamo, diciamo, abbiamo creduto fortemente nel mettere il nostro istituto in questo luogo, perché questo luogo parla al territorio, parla all'Italia e parla oltre, e parla di cose che per noi rappresentano l'essenza di quello che vuol dire esercitare la leadership. Lo vedremo. Ecco qua vedete alcune immagini delle nostre attività. Ecco, l'istituto nasce, come dicevo, lo scorso settembre, ma viene da anni da tre anni di attività in giro per l'Italia, in cui abbiamo incontrato le comunità italiane e ci siamo confrontati con loro su che cosa significa esercitare la leadership. Spesso proprio partendo dalle definizioni basilari, dalle etimologie che riguardano il discorso sulla leadership, che sono così confuse nel discorso pubblico sul tema, appunto, no? Leadership, autorità, tutte parole che necessitano di essere ridefinite, no? Quindi questo lavoro di traduzione ora continua con il lavoro dell'istituto e viene, diciamo, portato ad un altro livello, no? Ci prepariamo per una lunga corsa, diciamo, come diceva Beniamino. Questo è un overview di quello che facciamo, no? Formazione costante, l'istituto è centrato, focalizzato sulla formazione, formazione alla leadership, quindi formazione molto verticale, non ci occupiamo di blockchain, non ci occupiamo di altro, sebbene tutte queste tematiche vengano poi toccate dall'esercizio della leadership, però è il nostro approccio molto verticale. Il nostro approccio si basa sul framework della leadership adattiva, che abbiamo portato in Italia, che nasce alla scuola Kennedy, alla scuola di governo dell'Università di Harvard, e uniamo a questo framework l'enfasi sulla comunità al centro, che è, diciamo, uno dei tratti salienti dell'esperienza olivettiana. Quindi questa è proprio la nostra caratteristica, l'unire la leadership adattiva, che se vogliamo nasce negli Stati Uniti come pratica abbastanza individuale, no? Dove è l'individuo che fa un passo dentro un sistema perché gli sta a cuore, no, in nome di un purpose, e in questo è definito l'atto di leadership. Ecco, noi questo lo trasliamo sul piano della comunità. Quindi l'individuo fa un passo dentro la comunità per aiutare il resto della comunità, appunto, a sua volta fare, compiere passi, esercizi di leadership. Ecco, questa è l'aggiunta olivettiana al framework della leadership adattiva. Queste sono alcune delle comunità con cui in questi mesi, seppur in modalità principalmente online, abbiamo lavorato. Quindi ovviamente le aziende, che sono tradizionalmente vicine a queste tematiche, anche se necessitano di riapprendere il linguaggio sulla leadership, ma poi la grande innovazione dell'istituto è di portare il discorso sulla leadership a tutti questi altri gruppi che normalmente sono esclusi da queste conversazioni. E quindi
il mondo della politica, il mondo della pubblica amministrazione, il mondo, i gruppi, se vogliamo, marginalizzati, il mondo delle donne, i giovani, le scuole, il mondo del non profit, il terzo settore, eccetera, eccetera. Perché l'idea sottostante è che la leadership non è qualcosa ad appannaggio di pochi, ad appannaggio dei vertici, ma è qualcosa per tutti. È un muscolo che ciascuno di noi possiede e che attraverso un percorso, attraverso studio, attraverso pratica, può allenare. Ecco, questa è la baseline, diciamo, che su cui si fonda il nostro lavoro. Ma la grande domanda che sorge spontanea è: cosa c'entra Adriano Olivetti con la leadership? Ecco, magari alcuni di voi se la sono posta, no? Perché intitolare un istituto sulla leadership ad Adriano Olivetti? Potevamo intitolarlo, tra i tanti altri, ad esempio ad Enrico Mattei, che vediamo in questa foto insieme a proprio ad Adriano Olivetti, mentre visitavano un luogo del movimento di comunità nel Canavese. Ecco, ovviamente ci sono delle ragioni personali, no? Io in primis, diciamo, sono molto legato a questa figura per una storia personale. Io sono, se possiamo dire, un frutto della Olivetti, perché i miei nonni dai quattro angoli d'Italia sono arrivati ad Ivrea per lavorare come operai all'Olivetti, e poi i miei genitori. Quindi, diciamo, ovviamente c'è questo legame personale, ma questo non sarebbe stato chiaramente sufficiente. La ragione profonda è racchiusa, secondo me, in questa targa a cui noi siamo molto legati, perché la custodiamo nel nostro edificio e, con una punta di orgoglio, direi anche l'abbiamo illuminata per la prima volta dopo 60 anni, più di 60 anni, e per questo ringrazio Artemide Illuminazione, che si è prestata, diciamo, a sponsorizzare questa illuminazione. Ecco, questa targa che voglio leggere: lo spirito animatore di Adriano Olivetti rivive in queste parole dettate nel 1958. Questa nuova serie di edifici, sono appunto gli edifici dei servizi sociali, posta di fronte alla fabbrica, sta a testimoniare con la diligente efficienza dei suoi molteplici strumenti di azione culturale e sociale che l'uomo che vive la lunga giornata nell'officina non sigilla la sua umanità nella tuta di lavoro. Ecco, in questa frase, in questa citazione, sta per noi il senso di collegare la figura di Adriano Olivetti alla leadership. Leadership intesa in questo modo. E qui usiamo le parole di Marshall Gantz, professore ad Harvard, artefice della prima campagna elettorale di Barack Obama, definisce la leadership come prendere su di sé, accettare la responsabilità di creare le condizioni che permettano agli altri, a quelli che mi stanno intorno, di raggiungere un obiettivo comune nonostante l'incertezza. Ecco, queste parole per me sono estremamente olivettiane e racchiudono il senso dell'empowerment, della mobilitazione che ha permeato tutto il lavoro di Adriano Olivetti. E quindi, diciamo, in modo un po' anacronistico, potremmo dire che il lavoro di Adriano Olivetti era un lavoro di leadership, ovvero un lavoro di distribuzione di strumenti culturali e sociali, come dice la targa, a chiunque, dagli operai a persone anche estranee alla comunità della fabbrica, ma partecipi nella comunità concreta del Canavese. Ecco, distribuzione a tutti questi individui di questi strumenti di miglioramento del proprio futuro, questi strumenti che permettessero a queste persone di affrontare le cosiddette sfide adattive, quelle che noi chiamiamo sfide adattive, ovvero sfide complesse di cambiamento. Ecco, per noi questo significa esercitare leadership, e per noi Adriano Olivetti questo l'ha fatto in modo supremo e ha fatto di questo il centro del lavoro dell'azienda e del lavoro del movimento di comunità. Ecco, fermatemi se ci sono domande, osservazioni di qualsiasi tipo. Lo scenario in cui lui si è trovato ad operare è uno scenario che oggi riviviamo, forse ancora accentuato dall'anno abbondante che abbiamo vissuto. È uno scenario in cui queste sono le parole, diciamo, che lo descrivono: cambiamento, adattività. La parola adattività, adattamento, per noi era una parola fondamentale da anni, ma quest'anno è diventata, diciamo, è sulla bocca di tutti, e di questo siamo in qualche modo contenti. Questo scenario, no, in cui la pandemia ha portato a galla delle tematiche adattive, delle tematiche complesse che normalmente stanno sotto la superficie e che noi non vogliamo vedere, noi come gruppi, come comunità, tendiamo a ignorare. Ecco, la pandemia le ha portate a galla, e questo ci impone di ripensare il nostro modo di stare insieme, ci impone di ripensare anche il nostro modo di intendere la leadership. Quindi chi vuole esercitare leadership, e noi tendiamo a non usare la parola leader, la usiamo per semplificare, chi vuole esercitare leadership in questo contesto è colei, sono coloro che aiutano le loro comunità a vedere questi temi adattivi, queste sfide adattive, a non scappare, a non nascondere
questi temi sotto il tappeto, ecco. Quindi per noi la leadership non può non essere comunitaria, non può non essere democratica, ovvero alla portata di tutti, deve per forza essere diagnostica, quindi non deve essere una leadership che corre alla risoluzione tecnica dei problemi, ma una leadership che precede all'intervento, appunto, la diagnosi prolungata, e deve essere sistemica, quanto manca alle nostre comunità spesso una diagnosi sistemica dei problemi. Questo è il nostro modello di leadership, che secondo noi è un modello estremamente olivettiano. Qui sono riassunte alcune delle competenze, alcuni dei muscoli che il nostro il training per le comunità diciamo favoriscono, e sono skill di tipo cognitivo, sono skill di tipo di intervento, di azione sui problemi, sono skill di tipo relazionale. Questo approccio ha a che fare con la testa, con il cuore, ma mi piace dirlo, anche e soprattutto con le mani e con i piedi. Leadership significa letteralmente prendere in mano un problema in favore di una comunità. Ok. Forse colui che gestiva una piattaforma al servizio di un momento di fatto. Non so, io l'ho fondata come padre. Sì. Scusa Stefano. Nulla. E non capivo, non sapevo se ero io che sentivo voci, cosa che è anche possibile. Ecco, in questa slide riassumiamo l'approccio della leadership adattiva, che come dicevo fa da fondamento a quello che è al nostro lavoro. Ecco. L'approccio della leadership adattiva trae origine, come ho detto, nasce alla Kennedy School di Harvard e applica ai gruppi umani complessi, potremmo dire applica alle comunità, i principi della biologia evolutiva darwiniana. E quindi la leadership significa favorire l'evoluzione, l'adattamento di un gruppo, di una comunità. In questo diagramma vediamo, riassunto, diciamo, il processo che sta alla base del lavoro di leadership. Il lavoro di leadership a me piace rappresentarlo con l'immagine di una persona, mi ricordate quegli antichi cercatori d'oro, no? Che si calavano in un fiume, in un torrente, e con un setaccio dividevano l'oro dalla sabbia. Ecco, leadership uguale dividere i problemi tecnici dalle sfide adattive. Setacciare, dividere le cose, no? Che sono ancora utili, come diceva Annalisa, le cose del passato che è bene portare, traghettare nel futuro, e invece quelle cose che sono diventate non più necessarie o addirittura dannose. Ecco, il lavoro di leadership è un lavoro di separazione, è un lavoro di e quindi è un lavoro perfetto in un momento di crisi. Mi piace sempre ricordare l'etimologia di crisi, il lavoro di crisi era il lavoro del contadino che separava la paglia dal resto che del raccolto che non era utilizzabile. Quindi separare, dividere quello che è utile portare avanti, no? In senso evolutivo, in senso di adattamento, da quello che invece si può lasciare indietro. Ecco, questo è il lavoro di leadership ed è un lavoro faticoso, un lavoro difficile per chi incontra l'opposizione, la resistenza, il pushback degli altri che non vogliono perdere nulla di quello che ha composto il loro senso di identità fino a quel momento. Ecco. Qui riassumiamo il lavoro di leadership in un momento di crisi e quindi in un momento di scelta come quello che viviamo. Ecco, esercitare leadership in un momento come questo significa mantenere le nostre comunità in quella zona rosa, quella zona che il diagramma chiama la zona di apprendimento costante. La tendenza naturale delle nostre comunità è quella di ricadere giù nella zona blu, nella zona di comfort, nella zona in cui non si vedono, non si affrontano le sfide adattive, le sfide di cambiamento, le sfide complesse. Il lavoro di leadership significa mantenere anche faticosamente le comunità in questa zona di apprendimento, che noi diciamo zona di disequilibrio produttivo. Ecco, questo è il lavoro di leadership rappresentato in un grafico. Quindi vediamo la famosa fase emergenziale in cui ancora ci troviamo in qualche modo. Ecco, sarà nostra responsabilità, sarà responsabilità di chi vuole, di chi ha il coraggio, di chi può esercitare leadership nel post emergenziale, mantenere le comunità nella zona adattiva, appunto. E quindi unione di questo framework adattivo all'enfasi di Adriano Olivetti sulle comunità. Adriano Olivetti definiva l'edificio in cui ci troviamo un laboratorio sociale, ovvero un luogo dove sperimentare il valore dell'azione comunitaria, dove sperimentare il lavoro comune verso un fine, appunto, come si diceva in quella definizione di Marshall Gantz prima. Ecco che allora noi abbiamo
coniato questa espressione, e ci piace vedere le nostre aziende, le nostre organizzazioni definirle come comunità di pratica della leadership. Ecco, comunità di pratica della leadership. Questa espressione, no, che prendiamo un po' in prestito dallo studioso Etienne Wenger, diventa per noi estremamente olivettiana, no? Immaginiamo le nostre organizzazioni come comunità di pratica della leadership, ovvero luoghi dove ci si aiuta a vicenda ad alzare la barra, ci si aiuta a vicenda a rimanere in quella zona adattiva, in quella zona di apprendimento, si alza la barra, appunto, e si aiutano gli altri a saltare più in alto. Ecco, per noi questa è una comunità di pratica della leadership. Ecco. E la comunità concreta del Canavese, che ho menzionato prima, e che era il sogno di Adriano Olivetti, sogno solo in parte realizzato, ecco, la comunità concreta del Canavese per noi diventa un grande esempio di ispirazione nel nostro lavoro. Ecco. L'idea della comunità concreta del Canavese supera quello che si dice in gergo tecnico la management du territoire, ovvero la gestione del territorio. Creare una comunità, consolidare una comunità, rafforzare una comunità, ispirare la creazione di una comunità va ben oltre la gestione top-down di un territorio. E questo Olivetti l'aveva capito e l'aveva applicato. Allora vorrei ancora chiudere con leggendo due righe dal messaggio che ricevemmo a settembre dal ministro Franceschini, che in modo secondo me significativo riconosce in quello che stiamo cercando di fare, ecco, una continuità ideale e simbolica con i valori del movimento di comunità che tanto contribuirono alla creazione della prima Italia repubblicana, formazione civile della prima Italia repubblicana. Ecco, il ministro riconosce che il contributo di Olivetti è anche questo. È certo il contributo di innovazione, ma è anche il contributo di innovazione sociale che appunto tanto contribuì alla prima Italia repubblicana. E questo è, secondo noi, un contributo che è importante valorizzare, che è importante portare nel futuro. Io mi fermerei qui. Grazie mille, Stefano. Aiutami a chiarire subito, prima di chiudere, non toccare niente. In questa slide mi colpisce che hai proprio scritto che contribuiscono alla formazione civile della prima Italia repubblicana. Per gli ignoranti, più giovani ma ignoranti come me, Adriano e la Repubblica d'Italia come date storiche, come si sovrappongono? Cioè proprio 1900. Beh, diciamo 46 in avanti, e quindi eravamo nel pieno, no, del secondo dopoguerra, nel pieno dell'esperimento, diciamo, anche politico di Adriano Olivetti, esperimento politico non capito, non compreso, a destra così come a sinistra, ma diciamo era nel pieno in quegli anni di boom economico italiano, certo, di immaginazione di cosa voleva dire essere una repubblica per l'Italia dopo la tragedia del fascismo e della guerra, e diciamo il suo contributo, che oggi diciamo viene rivalutato, ha avuto un ruolo fondamentale in questo lavoro di immaginazione. La sua non era un'immaginazione solo astratta, ma era un'immaginazione estremamente concreta. Non dimentichiamoci che è di Adriano Olivetti il primo piano regolatore d'Italia, quindi un'idea politica che però aveva anche delle ricadute amministrative territoriali importanti e spesso sottovalutate. Questa cosa, guarda, non ne sapevo, ma Francesca Munesco a fianco a me fa: ma dai, anche questo! Cioè, si continua a scoprire fonti, un po', fammi dire, maniera impropria, ma un po' come Cavour, no? Che si continuano a scoprire cose che ha fatto e si continua a scoprire in che modo ha contribuito a creare l'Italia, comunque. Ovvio che Cavour viene prima, partecipa alla creazione, diciamo così, dell'Italia, poi vanno fatti gli italiani, si dice spesso, no? Forse Olivetti in generale ha contribuito più a quello che non a fare l'Italia, a fare gli italiani. È troppo improprio? Beh, a creare quell'idea di sistema intermedio tra l'individuo e lo Stato, no? Che spesso che caratterizza l'Italia. L'Italia è un paese che sta in piedi grazie a questi sistemi intermedi, a queste organizzazioni intermedie. Lui l'aveva capito, lui voleva valorizzarle, è spesso stato appunto opposto in questo suo lavoro. Oggi ci stiamo rendendo conto, anche direi grazie alla pandemia, che questi sistemi intermedi che lui chiamava comunità sono veramente quello che ci ha salvati, o che in qualche modo ci ha salvati o ha contribuito a salvarci. Ecco. Fammi fare una provocazione, permettimi.
la comunità nobile, la comunità delle monarchie, perché erano tutti parenti poi quelli là, o questi qua, o noi altri, o voi altri, non so adesso chi ascolta, cosa, ma ecco, in cosa si distingue, e mi sembra che il tuo intervento sulla leadership è già risposto, ma in cosa si distingue la comunità dei re, nobiltà, monarchia, dalla comunità proposta, diciamo così, dall'olivecchiana cultura? Ma diciamo, questa è una domanda complicata. Mi piace pensare, e a Ivrea questo si vede in modo molto plastico, in modo molto fisico, quando si visita la città, quando si vede la città, che la città Olivetti nasce dall'altra parte del fiume, dall'altra parte della Dora. Quindi guarda in faccia, non con opposizione, ma sicuramente con orgoglio, diciamo, guarda la città antica, la città dei nobili, la città dei vescovi, la città del potere, la città delle autorità, ecco, dove svettavano le torri del potere temporale, ecclesiastico, eccetera. L'Olivetti si colloca dall'altra parte del fiume, guarda, si pone in dialogo con quella città, ma in qualche modo offre alla città di Ivrea anche altri e nuovi valori, o valori vecchi ma reinterpretati, che vogliono però entrare in dialogo in modo paritetico con i valori della città vecchia. Questo non sempre è stato, diciamo, amato dalle autorità che stavano... No, però io volevo chiederti, e magari mi aiuta Massimo Temporelli. Quindi in questo voglio dire che... La comunità, perché... Mondo nuovo, Adriano Olivetti parla del mondo nuovo, ecco, il mondo nuovo si innesta, come diceva Annalisa, su cose antiche, ma in qualche modo mette anche in discussione, come vedevamo nello schemino della leadership adattiva, mette in discussione ciò che non andava più bene del mondo antico. E questo Adriano di questo ha una consapevolezza forte, e quindi dice: la mia alleanza è ampia, se volete lavorare per questi fini, ma lo faremo ugualmente, lo faremo anche senza di voi. Ecco, secondo me lui l'avrebbe detto in questo modo, poi magari mi sbaglio.